Ehi, bentornati su Breaking Italy. Partiamo dall'Ungheria, che ieri è ufficialmente diventata la prima dittatura all'interno dell'Unione Europea. Problema che adesso dovremmo tutti quanti porci, perché se davvero c'è qualcosa che può distruggere l'Unione, non sono la presenza o meno di Eurobond, come dicevamo ieri, ma è questa cosa qui. È molto molto seria, non c'è tanto da scherzarci. Dividiamo le cose. Prima, cosa sta succedendo? E anche perché è una questione completamente diversa dal caso italiano, differentemente da quello che le estreme destre stanno propagandando nel nostro paese, e poi perché è un problema, anche e soprattutto in concomitanza con la questione Covid-19. Partiamo al solito mettendo le basi, altrimenti non ci capiamo e diciamo cose a vanvera. Tutti i paesi europei hanno già, o si sono attrezzati con, in questo periodo che necessita di decisionismo politico vista la pandemia, strumenti che permettano ai vari primi ministri, presidenti e in generale capi dell'esecutivo di poter agire velocemente. Nel Regno Unito, ad esempio, il Parlamento ha conferito ai ministri un certo grado di potere in più proprio settimana scorsa, e in Italia non c'è stato bisogno, perché il governo ha usato in modo creativo uno strumento, il decreto del Presidente del Consiglio, che era già previsto. Questo proprio perché le decisioni di chiudere tutto, ad esempio, di imporre limiti alla circolazione e di provare a spezzare la catena del contagio, richiedevano tempistiche serrate. Ora, per chiarirci, perché nessuno che non fosse pesantemente in malafede o avesse un interesse politico da spingere avanti si è lamentato di questa cosa? Perché è così che funziona nelle democrazie. In Italia, che usiamo come esempio, scusate ma ripeto banalità, non lo sono per tutti e non c'è niente di terribile nello scoprire una cosa che nessuno ti ha mai detto, il Parlamento è l'organo legislativo che discute e crea leggi, essendo la rappresentazione diretta dei contrastanti interessi dei cittadini nella nazione. Per sua natura è un po' lento il Parlamento, no? È normale, in teoria discute leggi importanti ad ampio respiro, mentre il governo, che dà l'indirizzo politico, è anche chiamato a scelte veloci. Che però non significa scelte senza controllo, è una cosa diversa. Il Premier Conte in questo periodo sta usando due strumenti che gli permettono di muoversi più velocemente del Parlamento. Il primo è il decreto legge, lo si è ad esempio usato per il Cura Italia, che non è un decreto del Presidente, sono cose diverse. Significa che il decreto diventa immediatamente legge, perché c'è fretta di approvarlo, se no col cavolo che vedete la cassa integrazione in tempi brevi, ma poi dopo 60 giorni, se il Parlamento non l'ha vagliato e eventualmente modificato e approvato, decade, proprio perché il sistema pone il Parlamento in una posizione di controllo, seppur postumo, anche delle cose da fare d'urgenza. Se andate a vedere ci sono già mille emendamenti, infatti, molti terribili, come è normale. Il decreto del Presidente, che è poi una versione particolare di un decreto ministeriale, quella è una cosa diversa. Per capirci, sono quelli che vengono annunciati su Facebook in queste dirette al Cardiopalma che arrivano con una media di 20 minuti di ritardo ognuno. Su questi strumenti sono stati effettivamente sollevati dei dubbi da alcuni, perché il Parlamento è di fatto parso scavallato in questi casi, anche se sono casi specifici. Parlamento che sta in effetti funzionando anche a regime ridotto in questo periodo, con le sedute rarefatte per evitare che mille persone si accalchino nelle aule e finiscano per generare l'ennesimo focolaio di Covid, che poi tende pure a spargersi lontano da Roma ogni volta che i parlamentari tornano a casa. L'inoperosità del Parlamento è comunque da molti criticata, a quale simbolo negativo? Ed è una critica che ha anche un senso, e in tanti chiedono quindi che in un modo o nell'altro possano riprendere i lavori parlamentari. Ma a prescindere dalle opinioni, nessuno ha parlato di dittatura, anche in un paese nel quale la deriva autoritaria e l'avvento del fascismo sono tirati in ballo sempre, per qualsiasi cosa, pure se il vicino ti sente punire tuo figlio o se ti lamenti con chi ti sta facendo la multa perché non hai pagato il parcheggio. Perché non siamo diventati una dittatura in questo mese? Perché a tutela del nostro sistema democratico c'è comunque il Parlamento, che sta funzionando anche se poco, e il suo legame fiduciario con il governo. Quindi, in qualsiasi momento, anche un gruppo tutto sommato contenuto di parlamentari può decidere di sfiduciarlo, il governo, uscire dalla maggioranza e costringere il presidente Conte a tornare da Mattarella. Tutto, ovviamente, in live su Facebook dall'interno dell'auto blu, ripreso con il telefono. In Ungheria è invece successa una cosa diversa. Lì la Camera è una soltanto, in realtà è piccola, ci sono 199 persone, ma è piccola anche la nazione, con i suoi 10 milioni di abitanti. Proprio il Parlamento ha ieri conferito al primo ministro Orbán, sempre nell'ottica di potenziare la risposta all'epidemia, che sarebbe anche sensato, una serie di nuovi poteri che vanno però ben oltre quelli di Conte, di Macron, di Johnson
o di qualsiasi altro leader europeo. Con un voto di maggioranza importante, 137 contro 53, il Parlamento ha infatti deciso di permettere a Orbán di fare quello che vuole. Può letteralmente fare quello che vuole, non c'è un modo diverso di dirlo. Ho cercato in tutti i modi di capire quali fossero i limiti di questo mandato e sono davvero pochi, tanto che Orbán potrà anche decidere di agire contro vecchie leggi dello Stato, che in tempo di crisi non valgono più, e prendere decisioni che, per essere successivamente annullate, necessiteranno di un voto di due terzi del Parlamento, quindi non basta più la maggioranza semplice, più la firma del presidente dell'Ungheria, che è peraltro stato scelto dal suo stesso partito, il Fidesz, e ci milita ancora. Tutto questo a tempo illimitato, differentemente di nuovo dal Regno Unito, dove ad esempio il Parlamento ha sì concesso margini di manovra più elastici ai ministri, non così comunque, e voterà ogni sei mesi se mantenere attivi questi nuovi poteri. La ministra della giustizia ungherese, Judith Varga, invece, ha detto di non essere né un medico o una scienziata, ma che la fine della crisi, e conseguentemente anche quella dei poteri speciali a Orbán e dell'esautorazione del Parlamento, sarà sotto gli occhi di tutti, e quindi quando succederà, lo vedremo. Ora, prima che passiamo al secondo blocco, che sarà d'opinione, questi erano fatti, un'ultima cosa. Il contesto è importante. Le cose non avvengono nel vuoto. Una cosa non è sempre uguale a un'altra cosa simile. Per fare un esempio, anche se si tratta sempre di sparare, capiamo tutti sia profondamente diverso rivolgere l'arma contro un pazzo che stia per lanciare un neonato in un fiume, contro un ladro che scappa, o addirittura contro un tizio a caso solo perché ci sta antipatico. Proprio perché stai sempre sparando, ma il contesto cambia tutto. Nudi sotto la doccia? Ok. Nudi al supermercato? Se hai la mascherina, al massimo. In queste ore è ripresa la tiritera di Conte che non è mai stato eletto, mentre Orbán sì, lo vuole la gente. A parte il fatto che non è tecnicamente vero, nel senso che in Ungheria, come in Italia, è il presidente a nominare il premier, non la gente, anche se il loro presidente pare avere un pochino meno discrezionalità del nostro, ma visto che vogliamo giocare sui tecnicismi, facciamolo pure, ma soprattutto non ha senso fare questo tipo di comparazioni, perché sino a prova contraria l'Italia ha un robusto sistema di separazione dei poteri e di scrutinio sul corretto esito delle consultazioni elettorali. L'Ungheria invece è da tempo accusata di non avere più niente, proprio per le continue modifiche alla Costituzione, alle leggi elettorali, la soppressione della libertà di stampa, il sistemico accentramento del potere nelle mani di pochi, tutti fedelissimi nel cerchio magico dello stesso Orbán. E non è che non lo sapessimo, lo sapevamo da anni, tanto che un articolo scritto su un giornale tedesco da un intellettuale ungherese, intitolato L'Ungheria è persa, era circolato moltissimo in tutto il mondo nell'aprile dello scorso anno, e per chi volesse far l'euroscettico, sappiate che attribuiva gran parte delle responsabilità di tutto questo proprio all'Unione, visto che siamo stati noi con i fondi europei a tenere a galla la nazione durante questo passaggio. Ah, articolo scritto dietro pseudonimo, che la dice lunga sullo stato delle cose lì. Ve lo ripropongo in descrizione. Ora, pareri. Ok, ecco il parere. A me non importa niente di salvare l'Ungheria o gli ungheresi, che sono in definitiva liberi di scegliere il loro leader, decidere di dargli tutti i poteri che vogliono, diventare la Repubblica delle Banane dell'Europa dell'Est, come gli pare. È parte del gioco democratico anche terminare l'esperienza democratica, immagino. È già successo nel Novecento in vari paesi, Germania compresa. Ed avendo fatto della responsabilità individuale il punto centrale del mio messaggio, della mia filosofia, chi sono io per dire agli ungheresi che stanno sbagliando? Nessuno. La trovo anche una cosa arrogante, quella di salvare la gente da se stessa, come se i cittadini non sapessero scegliere. Nel senso, sicuramente non sanno scegliere, hanno scelto molto male, ma non è un mio problema. Sinché questa cosa non accade dentro l'Unione Europea, che non può evidentemente accettare che una democrazia si svuoti così, mantenendo la sua bella facciata, fingendo che tutto sia normale, ma di fatto tradendo i valori democratici che, badate bene, non è solo la gente vota, ma il sistema di pesi e contrappesi, la libertà di stampa, l'aderire alle regole comunitarie, il rispetto delle minoranze e delle opposizioni, e anche lo spacchettamento del potere in modo che non si accentri su un singolo uomo o un singolo partito o un club di golf. Questa cosa in Ungheria è quindi un doppio problema. Lo è perché viene fatta con i nostri soldi, visto che l'Ungheria è uno dei paesi che più beneficia delle donazioni comunitarie, dato che la sua economia è un po' quello che è, ed è un problema perché viene fatta irridendo, nel frattempo, la stessa mano che dà al governo ungherese da mangiare.
non rispettando le regole, non partecipando alle azioni di solidarietà quando si parla di ripartizione dei migranti da ricollocare, tirando su muri al confine con la Serbia e non rispettando le regole comunitarie in termini di trattamenti umani e richieste d'asilo, o quelle sulla trasparenza negli accordi bilaterali, visto che Orbán e i suoi sono da tempo accusati di avere rapporti torbidi con regimi dittatoriali, che rimangono segreti nonostante tutto, e poi ovviamente c'è la presenza dell'Ungheria nel blocco di Visegrad, cioè l'alleanza con Slovacchia, Polonia e Repubblica Ceca, che hanno da tempo deciso di fare ostruzionismo a oltranza su moltissime decisioni europee da prendere all'unanimità, riuscendo quindi a resistere a decisioni delle quali non condividono la filosofia, ma che così facendo stridono con i valori che sono fondativi dell'Unione, pur godendo dei benefici della permanenza, però. Il problema qui è che per l'Europa è molto facile imporre rigidi controlli d'ingresso, per cui paesi come la Turchia se lo sognano di entrare, e anche l'Albania e la Macedonia del Nord, che addirittura ha dovuto cambiare nome, sono riusciti ad ottenere il via libera solo di recente dopo molti anni di discussioni. Ma una volta dentro, perché il Consiglio dell'Unione Europea, che sono poi i leader nazionali seduti attorno a un tavolo, possa dire di rendersi conto che uno dei paesi dell'Unione sta scazzando e violando i principi e autorizzare quindi misure punitive, attivando l'articolo 7 dei trattati, ci vuole l'unanimità. Devono essere tutti d'accordo. Ed è quindi ovvio che un paese che decida di fare come vuole, se ha degli alleati, possa tranquillamente farlo senza ripercussioni. E l'Ungheria gli alleati ce li ha. Questo è un danno d'immagine enorme per l'Unione e onestamente è inaccettabile. E mentre in tanti chiedono a gran voce che l'Ungheria venga sbattuta fuori, nonostante le evidenti difficoltà, Ursula von der Leyen, che di sicuro avrà più risorse e conoscenze dei trattati del sottoscritto, che le permetteranno di trovare una via per agire, per ora ha detto che l'Europa farà quello che dice sempre di fare nei casi più gravi che necessitano di intervento immediato. Monitorerà. Questa cosa che sta succedendo in Ungheria deve darci un attimo da riflettere sul nostro futuro in generale, come nazione democratica, come società e come umanità. Perché le crisi, specie quelle grandi, e questa di giorno in giorno appare essere una gigantesca, della quale per ora non si vede la fine e che con ottime probabilità cambierà tantissimo del nostro modo di vivere assieme, hanno tutta una particolarità, dicevo, cioè cambiano le regole. In politica vale sempre. Vi faccio qualche esempio, così prendo in contropiede chi verrà a dirmi che no, non è vero niente, non ci sono pericoli perché è un momento straordinario e poi passato questo tutto tornerà come prima. Orbán non è la prima volta che usa l'urgenza per fare quello che vuole. Lo aveva già fatto nel 2015, invocando l'emergenza dovuta alle migrazioni dalla Siria, 5 anni fa. E indovinate un po'? Quelle decisioni, prese tra mille critiche, l'indignazione, un'Europa che si diceva molto preoccupata e pronta a monitorare, sono ancora in vigore. Quella crisi non è mai finita. E lo stesso vale per la Turchia di Erdogan, che vi ricorderete, aveva risposto a uno strano colpo di Stato nel giugno del 2016, facendosi conferire pieni poteri per rispondere alla crisi nazionale. E poi quei pieni poteri se li è tenuti, li ha usati per smantellare completamente lo Stato, i tribunali, mettere fuori legge gli oppositori e trasformare la Turchia in quello che è adesso. Cioè, una delle più grandi occasioni perse che si possano ricordare nella storia recente, che è anche una potenza che ha deciso di fare come vuole in Siria, in Egitto, al confine con la Grecia, eccetera. Ma noi monitoriamo. I cambiamenti che avvengono durante le crisi e che sembrano momentanei, anche giustificati dalla situazione eccezionale, lo dicevamo anche in live commentando una bella riflessione di Harari in merito, ve la lascio in descrizione se mi ricordo, tendono a rimanere tali anche dopo la crisi, perché c'è sempre un'altra crisi all'orizzonte. E una volta aperte le porte a una nuova tecnologia, a un nuovo potere in mano alle forze dell'ordine, a una novità in generale, è difficile chiuderle e tornare indietro. Qualche volta il cambiamento è anche positivo e sblocca una situazione incancrenita. Ad esempio, il fatto che il nostro paese si sia accorto di essere tecnologicamente arretrato, ora che un numero sempre maggiore di persone cerca di lavorare da casa o di far lezione da casa e si accorge che sarebbe possibile, con tecnologie migliori e un po' di preparazione, quella è una cosa buona, può imprimere dei cambiamenti che possiamo apprezzare tutti quanti. Altre volte però questi cambiamenti rischiano di essere negativi, addirittura dei pretesti. È per questo, ad esempio, che sono così resistenti all'idea di elevare questo modello cinese sudcoreano di controllo dei contagi con sistemi di tracking, videocamere, eccetera, a Deus ex machina. Cioè addirittura chi sta parlando di braccialetti. No. Ora, lo capisco che la gente muore e quindi qualsiasi cosa appaia meglio della morte.
Dico solo, occhio, perché la pandemia non si sa quanto dura, ma non è per sempre, è sicuro. Mentre alcune cose, se fatte in fretta e male, tipo ridurre i diritti, dare poteri a gente a caso, fare modifiche costituzionali, come ho sentito dire a qualcuno recentemente, queste cose rischiano di modificare la nostra vita per sempre. Se vi sembra eccessivo dire così, pensate a quanto gli eventi dell'11 settembre 2001, eventi piuttosto contenuti se comparati alla pandemia che tutto il pianeta si appresta ad affrontare, abbiano comunque modificato le vite di noi tutti. Tantissimo. La chiudiamo qui, ci sarebbe un'altra miriade di cose da dire, ma preferisco di no. Teniamocele per domani. Per ora mi limito a ricordarvi che lo show è finanziato tramite chi tra voi si sia abbonato al Breaking Italy Club, quindi al solito grazie. Breakingitaly.club per saperne di più. Link in descrizione, commenti in meridione. Ci vediamo tra 24 ore.